Aruba Enroll è il software che ti consente di installare in perfetta autonomia il certificato di firma digitale sulla tua smart o SIM card. Per iniziare devi installare Aruba Enroll, quindi collegati alla pagina www.pec.it. Dal menu in alto, Prodotti e servizi, seleziona Firma digitale e clicca su Strumenti di gestione. Seleziona la scheda Firma digitale, apri il menu Software per l'attivazione e scarica la versione di Aruba Enroll corrispondente al sistema operativo da te in uso. Una volta ultimato il download del file, avvialo con un doppio clic. Installa il software utilizzando la procedura guidata e attendi il completamento dell'installazione di Aruba Enroll sul computer. Completata l'installazione, visualizzerai sul desktop l'icona Aruba Enroll che ti consentirà l'avvio e l'utilizzo del programma. A questo punto, collega il lettore al PC e attendi il riconoscimento del sistema. Inserisci la carta nel lettore. Ti informo che il software è utilizzabile con token, Aruba Key, smart o SIM card più il lettore da tavolo. A questo punto, in automatico viene riconosciuta la carta e si visualizza la seguente schermata contenente il codice seriale. Clicca su Nuova attivazione. Riceverai una email con oggetto Firma digitale installazione certificati contenente il codice seriale. Inserisci il codice ricevuto nel campo Codice di attivazione, il codice fiscale del titolare e Prosegui. Nel campo OTP inserisci il codice ricevuto per SMS al numero di telefono registrato. Se non hai ricevuto l'SMS, dopo 30 secondi ti è possibile procedere con un nuovo invio del codice utilizzando l'apposito pulsante. Clicca su Prosegui per continuare e attendi la conclusione dell'operazione di emissione del certificato. Attendi qualche istante. Se l'operazione è stata eseguita correttamente, visualizzerai la seguente schermata. In caso di attivazione non riuscita, ti consiglio di eseguire nuovamente e con attenzione la procedura appena mostrata. Il certificato è dunque attivo e ti è possibile firmare digitalmente i documenti. A termine della procedura riceverai una email di conferma contenente la seconda parte del PIN e PUC necessari per la procedura di firma e il codice utente. Ti ricordo che la prima parte dei codici PIN e PUC ti è stata già inviata per SMS o fornita dal CDRL. E ti raccomandiamo di conservare con cura il codice utente, necessario per effettuare la sospensione o la revoca del certificato e per recuperare PIN e PUC.